Ciao a tutti aliens, prima di vedere la mini haul che farò vedere dopo, volevo spiegare dove volevo spendere più che altro due paroline su una questione. Allora, stamattina tutta bella rilassata, sono entrata su Facebook e ho visto sulla bacheca insomma dovrei avere le notizie e sono una cogliona, ma mi sono spaccato i pantaloni, sono un idiota. E che praticamente l'Ariana aveva pubblicato una foto di un messaggio che gli è arrivato da sta ragazza che diceva che io la volevo copiare per il tu, siccome mi parlo col voi, e invece diceva che volevo copiarla con il tu e che cosa c'era scritto oltre? Ah, che gli ho copiato l'SOS Riri perché avevo scritto SOS Makeup e quindi per lei era copiato SOS da SOS Riri e altro. E allora vabbè, commenti alcuni gli dava ragione a sta ragazza che io copiavo, altre no, e comunque ho voluto dire la mia. Innanzitutto la cosa che mi interessa a me è che l'Ariana non sia incavolata. Altra cosa, se la gente non ascolta non è una mia colpa, perché forse ho sbagliato a dire poche cose in quel video su questa questione, perché sul gruppo ne ho parlato tanto e avevo precisato un po' tutto, perché ho detto che me l'hanno chiesto nel video e non l'ho detto io, non mi sono svegliata stamattina e dico no, adesso parlo con il tuo invece con il voi. Oltretutto ho sempre detto che non volevo copiare Ari, non so se l'ho detto nel video, ma nel gruppo sì, che non sapevo se farlo perché non sapevo se copiare Ari, comunque non mi veniva naturale come cosa. Ho sempre iniziato con il voi e volevo finire anche con il voi e quindi non mi sembrava una buona idea, però ho detto, me l'hanno scritto 5-6 persone, quindi voglio sentire la vostra, perché non sto neanche a dire no, non me lo faccio o sì, lo faccio senza sapere le opinioni. Quindi ho chiesto quelle del gruppo e la maggioranza è stata del voi e sono stata contenta perché insomma era quello che volevo io. E poi ho detto, beh, le chiedo anche quelle su YouTube, perché poi quelle sul gruppo lo so che gli piaccio sia con il tu che con il voi. E quelle su YouTube, insomma, ho visto adesso che avevano detto no, meglio il voi. E quindi me ne ero fatta una ragione, cioè non era una mia richiesta, quindi io sto bene lo stesso, cioè per dirvi. Quindi per me mi stanno pinzando dappertutto, quindi per me va già bene così, cioè non mi cambia nulla. Però insomma mi da noia essere detta che io copio, soprattutto perché quando 5500 ragazze hanno copiato il mio problema femminile, il mio detto tra noi, cambiando il nome, nessuno gli è andato a dire ah, state copiando le Sara Makeup, non va bene. Nessuno gli era andato a dire, loro mi chiedevano posso farlo nel video, spero che Sara non si incavoli se lo faccio. Io dicevo no, vabbè, fa niente, fallo pure, perché poi l'SOS Riri che parla di questa ragazza era praticamente la copia, che poi a me dire copiare non mi piace, magari prendere spunto dal mio problema femminile detto tra noi. Quindi insomma, cioè non mi è piaciuto molto questo ragionamento, perché quando lo faccio io è sempre un'accusa e quando lo fanno gli altri no, quindi vabbè, e niente, fa niente. Quindi niente, era solamente per dire queste due cose, che c'era ingiustizia anche qui e che magari questa ragazza poteva venirla a dire a me, mi è stata sul cazzo questo, poi dopo lo sapete che sono permalosa e critiche l'accetto, ma poteva semplicemente anche venirne, oltre che a parlare con Lari, perché insomma è anche lei la diretta interessata, parlare anche con me, oltretutto perché Lari non è stata la prima a parlare col tu. Io mi ricordo Blue Beam, che adesso ha chiuso il canale, quella di Ciao Darling, Ciao My Darling, era per spesso che sia una delle prime, quindi insomma vabbè, niente, questo, un bacione. Ciao a tutte, Alias, sono di nuovo qua con Slash, che mi ha chiesto cosa c'hai in faccia? E sono nel giardino mio di casa e spero che anche con un pochetto di venticello voi sentiate, cioè sono uscita fuori, è uscito il vento, quindi spero che sentiate, insomma, sto parlando un po' a bassa voce perché non vorrei farmi sentire avvicinato. Slash, vieni! Sentila. Ciao, amore! Te stupido. E niente, sono andata allo shopping con mia cugina, che poi abbiamo preso abbastanza poco, non so, cioè quei soldi che avevo puff, spariti in 5 secondi, non so come. E mi sa che ho il labello di mia cugina, beh comunque, e ho preso tutti i trucchi. Mia mamma ha detto, prossima volta che vieni con i trucchi ti ammazzo. Io, va bene mamma, scusami, ultima volta.
E quindi insomma vi faccio un po' vedere, sono poche cose, anzi pochissime direi. E allora partiamo, ma sono 5 cose, no 4 nemmeno, 5, ecco 5. Allora, come prima cosa, sono andata da H&M e mia cugina ha preso tipo una palettina di Pretty Nude, tanto per provarla, e non mi ricordo. Comunque io ho preso un paio di ciglia finte, non le avevo mai provate della... cioè ho provato quelle della Essence, mi ci sono andato benino, le ho provate 2 volte, poi erano sfatte. E poi ho provato quelle della Peggy Sage, che le devo ancora aprire, e ho preso questo po' di H&M, che le ho prese abbastanza strane per i tutorial che farò, perché sono abbastanza di ho già 2 o 3 tutorial con questo tipo di ciglia, e quindi magari potrebbe essere d'aiuto. E sono le extra long, e c'è la colla, ma io ho la colla della Peggy Sage, vedete queste qua, e sono costate 4,95 euro. Adesso ve le faccio vedere. Qua c'è un fogliettino, le istruzioni, c'è il cane con un, c'è un cane con un altro, Slash, vieni, devi essere qua, tu devi stare con la mamma. E poi c'è la collina piccolina in su, usa direi abbastanza questa qua, e le ciglia, hai caldo amore? Le ciglia finte sono queste qua, vi faccio vedere questa perché sarebbe poi, ma non l'altro, te lo lancio amore? Vai. Lancio di merda che ti ho fatto, mi hai merdato tutta. E adesso finisco questo vlog e inizio a giocare con lui, che sono queste qua. Questa qua è la parte più piccola, si mette qua vicino, per vedere come vanno messe, sono enormi, però per dei tutorial ci sta, insomma, non me le metto fuori, a meno che non siano feste a te, ma non me le metterò fuori. C'erano anche un altro paio di, con il packaging, questo qua, la cosa bianco, ed erano un po' più naturali, simili a quelle che io della Peggy Sage, ce li ho già, sto per prendere una cosa un po' più strana. E poi sono andata da Kiko e mia cugina ha preso l'ombretto nero, abbiamo fatto pochi acquisti perché tanto non mi serviva molto, e ho preso i glitter eyeliner perché mi servivano dei glitter, ma non volevo proprio i glitter glitter, volevo un eyeliner da metterlo anche qua sotto, qua sopra insomma, e ho preso questi qua, ce ne sono di 2 tipi, io non ce li ho più, gli swatch nelle mani, ci guardate come sono messa, e però vabbè, e questo qua è lo 02, sono quelli argentati fitti fitti. I glitter sono questi. Ciao amore, là dietro. E la puntina è questa qua. Ok. Poi, li ho pagati. Dove ho messo gli scontrini? C'è quello della cosa, c'era anche dentro, probabile 6,90 euro, sì, ma basta, Slash, non sbavarmi, amore mio cucciolo. Ok, poi vi tengo il pezzo forte per ultimo perché è una cosa che non posso, dove non ero mai andata. E dalla Coin, finalmente, dopo degli anni, sono riuscita a prendere l'Infinity Matte, avevo sentito parlare tanto, quindi l'ho voluto provare. E c'era la 30, la 40, di tonalità, la 0,40, la 0,30. Mi ha fatto stare a vedere che non la trovo neanche oggi. Poi guardo, c'era la 0,10 e non c'era la 0,20. Di solito non c'era nemmeno la 0,10. E mi serviva tra la 0,10 e la 0,20, presumo. Però vabbè, ho preso lo stesso la 0,10. A pompetta e ho fatto così, e ho il free, quelli per le pelle, ma mi sta venendo di nuovo la pelle lucida perché sta andando via, guarda che bel brufolone, e sta andando via l'effetto della cura, e da questo qua. E lo so che ho preso un colore, cioè che perché adesso va bene per la mia pelle, ma tra poco no, perché si spera che mi abbronzerò un po', si spera. E sottotono giallo agnolo, e quindi tipo questo livido, c'avevo un livido qua, me l'ha coperto, e sottotono giallo agnolo, che poi è il sottotono che ho io, e quindi
va a scomparire. Lo messo qua dietro, va a scomparire, se cioè non lo vedi più. Poi dove ero andata a vederlo? Ho visto, eravamo della Kiko, no? Ho visto l'eyeliner in gel, in penna. Ho detto vabbè, lo prendo. Poi dopo ho detto non sto a spendere tutti i soldi della Kiko, facciamo un giro e poi vediamo. Da Essence non c'era l'eyeliner che prendevo di solito, però visto che Chris ce n'aveva uno, ho fatto allarghiamo. Sentite lo stesso? Vabbè, comunque ho detto allarghiamo i nostri orizzonti. Troppo vicino. Dai, spiange perché gli ringhia l'altro cane. Allarghiamo i nostri orizzonti. Ugo. Amore, Ugo non gli piaci. E ho detto proviamo questo di Catrice, che è questo qua. Una cosa sul Infinity Matte. Ha un profumo buonissimo. È il primo fondotinta che profuma. Che ho provato, che profumo, è stupendo. Vabbè, comunque questo qua è il black e l'ho pagato. Allora, l'Infinity Matte l'ho pagato 6,99 euro. Questo l'ho pagato 2,49 euro, se l'è preso anche il mio cugino. Per il mio cugino ho preso uno Stay All Day, che avevo già, ne avevo visto un altro di Stay All Day, ma ho detto lo prendo un altro giorno, che se ne frega. E niente, me la in penna così. Sì, mio cane. Ok, proviamo qua. Non è male. No, non mi piace. Oddio, per quanto ne posso sapere adesso, mi piace. E dalla coin ho finito, vedete, sono. Amore, venite qua. A caldo, Dade. A caldo. Adesso gli ho dato anche da bere. Cosa c'è? Cosa c'è? Amore. Poi, in via dipendenza. Non mi ricordo a che altezza, vabbè, comunque, in via dipendenza c'è questo negozio che avevo già visto anche l'anno scorso, tipo, ma va bene, che è questo qua, non so come si dice. Il mio cugino mi ha detto di Amazon Jacon, io quindi dirò Amazon di Jacon, make it. C'è anche il sito, non ci sono mai andata, ho ancora l'email. Slash. Respiro. Lieve, anche questo qua. Io ho preso solamente una cosa perché, cioè, a parte che è un negozio stranissimo perché hanno tutti tutte le robe che sembrano di altre marche, perché tipo hanno i packaging della Kiko, la maggior parte delle cose assomiglia molto alla Kiko. Alcuni mascara hanno il packaging del tipo ciglia feline, non so se avete presente, della Maybelline. Sembrano quasi i Colossal della Maybelline, dei mascara. Infatti mi giravo, ho detto, c'è un Colossal, invece era il loro mascara, una cosa abbastanza strana. E io ho preso questo qua, il Lipstick Pure Color. Questo qua. Ne ho preso solamente questo per provarlo, insomma, perché non avevo niente. Che è il 418. Perché ne prendo, quando di solito quando vado in nuovi negozi prendo solamente una cosa, a meno che non so che sia straconsigliato, ma non avevo mai sentito parlare. E questo, il packaging di questo qua è del rossetto rosso barra rosa, che mi vedete spesso in alcuni video e che vi dico sempre che è della collezione Optical vecchia della Kiko, e che vi dico sempre che non c'è più, si chiamava Optical Red ed è similissimo, però è lucido. Quindi questo qua. Ed è il 418 per l'appunto, ed è quello che ho addosso adesso, però l'ho tamponato un po' perché sennò faceva la figura della battona veramente, ed è un rosso aranciato. Io lo sapete che i rossi li prendo solamente per metterli addosso alle ragazze che trucco, perché a me non mi stanno bene, ho i labbroni e quindi non mi stanno bene, però questo qua era un po' più sull'aranciato ed è stranissimo anche questo, perché sulla mano fa un colore. E qui ci ho fatto due passate, perché se lo fate così fa questo colore qua. Sulla bocca ne fa un altro, e lo carico, vedete? Questo qua sarebbe quello ricarico. E se invece mia cugina se lo mette carico così, non fa lo stesso effetto. Quindi io vi consiglio di andare lì, se volete comprarlo, di andare lì e provarlo. Presumo, sì. Slash! Slash!